Buonasera, benvenuti all'ennesimo appuntamento di Football Web. Come diciamo, settimana ricca non solo di calcio, questa anche di polemiche per quello che è successo in Coppa Italia nella semifinale. Partita è andata a Torino tra i bianconeri e gli azzurri, vittoria della Juventus per 3-1, con diciamo, una coda polemica molto forte per i due rigori, insomma, dati, concessi alla Juventus, uno negato al Napoli, ma insomma, quello che è successo poi in settimana ha fatto capire che l'Italia si può muovere a mo' di sommossa per quanto riguarda il calcio, non lo fa invece in altre situazioni dove effettivamente insomma, ce ne sarebbe da discutere per quanto riguarda il problema occupazionale, insomma, sovranità monetaria e quant'altro, governi instabili, però insomma, in Italia si protesta, si scende in piazza quando ci si nega un rigore. Va bene così. E, poi c'è stata la semifinale di andata che ha visto la vittoria della Lazio contro la Roma, quindi insomma, tutto è da decidere. Poi ci sarà in settimana, martedì, il Napoli tornerà anche a giocare il ritorno di Champions League, quindi insomma, come dire, un periodo davvero particolare per il Napoli che viene dalla sconfitta anche casalinga contro l'Atalanta di Gasperini e quindi insomma vede allontanarsi il secondo posto, al momento arpionato dalla Roma con 59, quindi 4, 5 punti di distacco. Parleremo anche di Serie B, per novità che ci sono state per quanto riguarda sempre la giustizia sportiva, che insomma tiene banco e non soltanto in massima serie, si paventa una penalizzazione per l'Avellino, ma lo scopriremo durante questo tragitto che faremo. Parto a presentare i nostri ospiti, vediamo subito Stefano Siga che è venuto dalla Pasquetta, che di solito si fa ad aprile, lui è partito già un po' prima, infatti insomma, è possibile inquadrarlo? Roberto, facciamo una cosa fuori campo. Ti prego, noi siamo, fa, veloce, veloce Roberto, noi, veloce, vai, veloce, inquadratelo, Antò, inquadralo, è qualcosa, non so, insomma, sembra un marziano, si è nascosto, davvero a vederlo con quel cappellino, aveva la busta in mano tipica insomma, di quando uno va a fare la scampagnata, vabbè, quindi ti devi microfonare, è tutto in diretta, ti devi microfonare, allora, insomma, Pino Fontana lo sa, a noi piace essere estemporanei, quindi insomma, non abbiamo problemi. Allora, dicevo, dobbiamo presentare i nostri ospiti, lo faccio partendo dalla mia destra con il ritorno di Luca Alvieri, Buonasera, buonasera a tutti. Luca Alvieri sulla mia destra, quindi la tua sinistra Roberto, quando sbaglio io mi fai, quando sbaglio invece te lo devo far notare. Luca Alvieri, buonasera, giornalista di Football Web, tifoso del Milan, che praticamente anche insomma, sulle rossoneri c'è tutta la rabbia del Sassuolo, dei tifosi del Sassuolo, della dirigenza, dell'allenatore, per un rigore, insomma, visto forse soltanto dall'arbitro e concesso appunto alla Sono due compagine. partite simili, però il clamore che c'è attorno alla Juve-Napoli è molto ben diverso da quello tra Sassuolo Vabbè, là diciamo che è sicuro che non è rigore, però non è lo stesso clamore che invece è capitato. Grazie Luca e voglio ringraziare anche perché il suo primo, speriamo non l'ultimo, la sua prima presenza ci onora Pippo Trio, buonasera. Ciao Michele, buonasera a tutti. Esperienza giornalistica, insomma, datata, se è possibile, inquadriamo, lo abbiamo fatto già la settimana scorsa, avevamo soltanto il PDF della prima pagina, invece questo è il giornale, il suo nuovo Free Press che è stato appunto distribuito su Napoli e provincia. Pippo, Napoli e provincia, No, sbaglio, sono Napoli? Napoli città, però da Bagnoli alla stazione. Quindi praticamente un percorso lungo, quante sì, copie tirate? 30.000 copie. 30.000 copie, quindi insomma sicuramente non ne avrei avuto nessuna indietro perché sono gratis, quindi Appunto, fino al proprio contrario a Napoli tutto gratis, venduto. tutto venduto, insomma su questo non c'è problema. Poi Gianni Pagnozzi sorridente per la Ciao, vittoria della buonasera. Juventus, Sì, l'ho smaltita quasi. io sapete potevo anche approfittare, inveire con Gianni perché mi hanno mandato una foto che lui sta esultando insieme ad altri tifosi, ma se vuoi puoi... Ha fatto l'ingresso a sorpresa. Ma se vuoi puoi salutare. Mi dovevo arrivare fuori campo. Vabbè, non No, fa vabbè, niente. dico, ma se vuoi puoi salutare anche gli altri, insomma, non è un problema. Buonasera a no? tutti, è Pippo C'è che non Pippo, vedo infatti. Pippo da che non vede la molto. vita, insomma, va bene. Qualcuno direbbe è il bello della diretta, ma non è rivolto a Sica, chiaramente. Il bello della diretta nel senso lato. A proposito, però, devo ridire a Sica una cosa importante, che oggi è il suo compleanno. E quindi Grazie. auguri in diretta a Auguri, Stefano Sica. Grazie, grazie, gentilissimo. Quanti anni, Tutti Sica? non si dicono. Portati malissimo, io aggiungerei, Questo sì. a prescindere. Quindi Gianni Pagnozzi l'abbiamo presentato, editore di Football Web. Poi abbiamo, quindi ancora una volta, gli auguri in diretta a Stefano Sica, il vice direttore di Football Web, anche lui giornalista che segue tutto tondo, insomma, dalla Serie A alle
all'eccellenza, Lega Pro, eccellenza, quarta serie, segue Frattese, Paganese, Sorrento, Ebolitana, insomma quello sì, che bocce, capita. Tutto, anche le bocce, se ci avete a casa, state facendo un torneo di 3-7, scopone, chiamatelo, lui viene e vi fa un pezzo di 40 righe tranquillamente, insomma. Basta che sia la tavola imbandita, però altrimenti se no non viene. Grazie ancora a Stefano, come al solito puntuale. Sì. Poi ritorno anche di Marco De Luise, giornalista buonasera. Di Football Web, buonasera anche lui tifoso del Napoli, è nell'ordine, caro Pippo, lui è il più giovane, non è ancora diciottenne, sta scrivendo con noi da alcuni mesi, si è fatto apprezzare perché è molto obiettivo e soprattutto vuole intraprendere questa carriera. Io gli ho detto trovatene un altro di mestiere, però lui, a lui piace, quindi insomma. Beh, speriamo che insomma con il tempo non cambi. La sua passione no, speriamo però che cambi il mondo del giornalismo, perché insomma ha bisogno, come dire, di cambio generazionale, soprattutto di ragazzi in gamba come il nostro Marco, ma anche Luca, come Ivan e Stefano, insomma i ragazzi che ci hanno poi accompagnato nella puntata precedente. Allora direi di partire velocissimi, chiedo ad Antonio alla regia, perché abbiamo due titoli, si quale insomma uno dei due non vale nemmeno la pena commentare. Tutto Sport, ecco, ma fatemi il piacere, questa era un intercalare tipico, frasi insomma di Totò, poi c'è questo silenzio stampa con delle parole chiaramente bippate tra virgolette, che hanno a che fare con le dichiarazioni post partita di uno dei dirigenti, insomma, che si è, come dire, lasciato prendere. È un titolo che un giornale di calcio può anche evitare, ma siccome noi abbiamo detto che tutti hanno la possibilità di esprimersi liberamente, insomma, se lo fa un giornale di Napoli va bene, se lo fa uno di Torino va bene lo stesso. No, se diamo il diritto a un giornale napoletano di prendere in giro i tifosi del Verona, è possibile anche poi che un giornale di Torino possa prendere in giro i tifosi del Napoli, o il Napoli ci sta, no? Prossima grafica che ha a che fare invece con un giornale molto più serio, diciamo così, che Stefano legge tutti i giorni. Sì, come no? Insomma, con, infatti. Non vedo l'ora, è la prima lettura. Però. È Libero di Vittorio Feltri, che dedica insomma il titolo appunto al pianisteo napoletano, si riferisce al fatto che dopo questa partita si sono scatenati un po' tutti i giornalisti, i politici, insomma, sui social non soltanto, e quindi in virtù del discorso fatto precedentemente, lo chiedo a Pippo che adesso è fresco, insomma, direttore di questo City Week, insomma, l'avresti fatto un titolo del genere? Feltri è un bravissimo titolista, oltre ad essere un grande giornalista. Io non è che lo apprezzi tantissimo, insomma, come si pone, però dai, bisogna dire che perlomeno i suoi titoli creano discussioni, fanno notizia, provocano, mentre invece il titolo di Tutto Sport lo trovo veramente ridicolo, perché è un giornale nazionale, non potete scrivere ma fateci il piacere, ma fateci il piacere a chi? Con chi vi identificate? Voi fate un giornale per tutti, possiamo anche capire che è il giornale degli agnelli, però insomma è sempre un giornale. Tu comunque non puoi scrivere fateci il piacere, anche se, cioè, voglio dire, pianisteo napoletano invece dà una lettura di questa nostra un po' sottocultura. Perché in realtà, scusami che ti interrompo, non si riferisce a quello che c'è stato in campo, ma a quello che è arrivato dopo, no? Con dichiarazioni di alcuni giornalisti, insomma, chi è, magari qualcuno, scherzo, eccedo, nel tentativo anche di suicidarsi, insomma, voglio dire, no, hanno ma fatto questo è anche condivisibile, cioè voglio dire, anche condivisibile, anche da parte nostra sono state fatte un sacco di sceneggiate, mettiamola così. Però voglio dire, non è che questa battaglia si fa sui giornali, cioè i giornali non devono aizzare la gente, i giornali semmai devono educare alla cultura sportiva, per cui io lo censuro totalmente. Pianisteo napoletano invece come dire, è una cioè praticamente ha raffigurato esattamente quello che noi a Napoli continuamente facciamo. Siamo soventi fare quando sì. Le cose non vanno bene. Perfetto, allora prossima grafica, entriamo subito nel vivo della trasmissione, stasera dovremo parlare tantissimo, Stefano diceva non soltanto di Serie A, anche di Serie B, perché si paventa una squalifica, sono stati chiesti 7 punti, ma da Verino si predica la calma, perché effettivamente sembrano esagerati. Ecco, entriamo subito nel vivo, allora questo lo abbiamo realizzato appunto perché in Europa, e io e Stefano siamo, come dire, insomma, su certe cose testimoni diretti, visto che ci è capitato in Serbia, insomma, di avere a che fare con dei tifosi della
che era la Stella Rossa, e noi dicemmo che eravamo tifosi della Dinamo, insomma, e là stava succedendo Partizan, insomma, il Partizan. Io dissi il Partizan scherzando, e quelli ci stavano gonfiando come delle zampugne, proprio perché insomma c'è questa rivalità molto forte. Allora, le squadre più odiate in Europa. Al primo posto c'è questo Millwall, che in realtà non tutti conoscono, perché è una squadra che gioca, ha sempre giocato, il Millwall è una squadra che ha sempre giocato in massimo in Serie C. È una squadra storica, la più vecchia di Inghilterra, è la prima nata a Londra e della zona portuale di Londra, e si vantano molto di essere, insomma, come dire, dei duri, però in realtà insomma sono odiati da tutta l'Inghilterra e quindi hanno questo vanto. Ma non è vero che non la conoscono nessuno, è una squadra rivista famosa dal film Hooligans. Esatto. Però non ha mai giocato in massima serie, pur avendo questo neo, è una squadra. Però è un film che ha, certo, insomma, certo, contribuito alla ribalta del Millwall e della rivalità. Però come sai, insomma, con l'altra riva del fiume, no? Ultimamente esatto, il Millwall, esatto, è arrivato agli ottavi di FA Cup. Sì, sì. Ah, un tifo storico, loro si vantano di essere i migliori e quindi insomma, vabbè, ognuno può. Abbiamo lo Steaua Bucarest in Romania, che è una squadra che è considerata la Juventus romena per il numero di scudetti vinti. E è odiata perché chiaramente è quella che vince di più, però io, testimonianza diretta, Stefano, noi siamo stati, abbiamo parlato con i tifosi dello Steaua, sì, non soltanto con quelli del Politecnica, e in realtà il discorso è molto semplice: siccome apparteneva ai militari, ai tempi di Ceausescu, che era il dittatore, anche Ceausescu era tifoso di questa squadra, ha preso questa, diciamo, questa antipatia globale, anche se in molti tifano Steaua. Però non è vero che, come si legge da qualche parte, Pippo, hanno detto che addirittura Ceausescu era sovente che quando la squadra stava perdendo faceva fermare la partita, chiamava la squadra avversaria e li convinceva a perdere. Sinceramente, per quello che abbiamo sentito, non è il classico eccesso, però è una squadra leggenda. Odiata è una leggenda. Però sai una cosa, scusami se, sì, ti interrompo, cioè io da quello che leggo da queste squadre, io non credo che siano solo queste le squadre più odiate, anche, cioè c'è anche da fare un distinguo. No, c'è anche l'Inter per quanto riguarda l'Italia. Sì, ma secondo me bisogna dividere le cose, perché ci sono quelle là odiate da un punto di vista sportivo e altre politico, bravo, certo, lo stiamo, politico, infatti, addirittura religioso. Esatto, lo stiamo, perché c'è il Celtic e infatti ci stiamo arrivando qua. Celtic e Glasgow sono due squadre della scozzese, entrambe odiate, e appunto come dicevi tu, non solo per un problema legato al calcio, ma anche addirittura per un fatto religioso, come la Dinamo Mosca in Russia, perché apparteneva al gota del comunismo e quindi era odiata perché vincevano. L'Olympiacos invece, per una serie di scandali legati anche ad aspetti extracalcistici con le banche, eccetera eccetera. Poi abbiamo Gianni, notiamo che c'è anche la Juventus. Come mai, tu che sei un grande tifoso è un argomento questo qua, cioè io volevo andare parlare proprio di quello che è successo l'altra sera. Calmo, il cuore ti sta battendo forte. Calmo, abbiamo un'ora e un quarto. Ho capito che vuoi sviare l'interesse su altri argomenti, vero? Hai visto quando uno fa giornalismo con passione, vedi che succede, Pippo. Allora, Juventus odiata non solo per quello che succede nell'ambito calcistico, ma perché giustamente ogni volta che gioca la Juventus, quando c'è un rigore, è sempre a favore e mai a sfavore dei bianconeri. Questo va detto con forza, e quindi, però odiata anche perché riesce ad avere più tifo in assoluto in tutta Italia, soprattutto al sud, perché colpisce con il fatto che siamo abituati a tifare per le squadre che vincono, questa è una nostra mentalità, no? E quindi, no, vabbè, questo è un problema. È un classico. Vabbè, no, è la nostra mentalità. E quindi, no, vabbè, ma questo è un problema di chi si identifica di fare una squadra perché vince, ti anche batte, non avendo batte forte appartenenza, avendo motivazione, vince, allora io faccio il tifo per chi vince. Vabbè, forse però è una ribalza. Però Gianni, perdonami, se c'è gente che tifava Cagliari ai tempi di Gigi Riva, non è diverso, è sempre diverso, ed è diverso. C'è gente che tifa Milan perché c'era Rivera, gente che tifa Inter perché c'era Mazzola, però quando si va sulla Juventus è diverso perché è diverso perché no, Inter Milan, ha ragione Michele, Inter Milan ti do ragione, ma il Cagliari può risultare Napoli Maradona era si è accreditato tanti tifosi, il Cagliari può risultare anche simpatico. Guarda che ci sta anche gente che tifa il Verona, anche infatti, non essendo veronese, ma perché? Infatti. Per una questione di simpatia, legata allo scudetto. Ma diciamo che
penso che la maggior parte dei tifosi della ragazzi, Juve non io conosco lo uno che tifava simpatia. Pescara perché il Pescara aveva come simbolo il delfino e gli piaceva il delfino. Ognuno può farlo liberamente. Sì, però, sì, beh, sì, basta sì. Che non sia un tifoso della Juventus. Abbiamo capito il tuo messaggio. No, il tifoso generalmente il tifoso della Juventus tifa Juventus perché è una squadra che è vincente, una squadra. Poi Michele quello dice. Esatto. Ma io non lo trovo, è così. Stiamo dicendo io non lo trovo cosa. Così strano, sinceramente. Perché infatti, in Italia ci sono anche ci sono un sacco di regioni, città che non hanno la squadra in Serie A e per cui si identificano con la squadra che vince. Io bravo, voglio ricordare, Pippo se lo sa, come lo sa Stefano, Gianni, che sono un po' più grandi rispetto a voi giovincelli, che c'era un famoso club a Salerno, che adesso non ci potrebbe mai essere, che era l'Avellino Club Salerno, quando l'Avellino giocava in Serie A, la Salernitana giocava in Serie C, e da Salerno partirono per andare a tifare Avellino in Serie A. È il club storico della città di Salerno, che adesso non c'è più perché la Salernitana ha iniziato negli ultimi anni, con la retrocessione dell'Avellino in B, con la Salernitana che partecipa tra B e C continuamente, insomma, è nato questo, giustamente, questa, come dire, questa competizione ed è scomparso. Però ci sono i motivi. Poi c'è il Leeds in Inghilterra, Laik in Svezia, che è una squadra che è famosa solo perché i tifosi sono proprio, insomma, di quelli tosti, Stefano, ma tosti vero. Sì. E quindi è considerato una delle più odiate perché ha questa tifoseria, insomma, come dire, che si fa sentire. Poi questa è simpatica perché il Red Bull Lipsia in Germania sono odiati perché il proprietario della Red Bull, essendo uno dei più ricchi in assoluto, sapete, anche il proprietario della scuderia Red Bull che ha vinto 4 campionati consecutivi con Vettel, è odiata perché c'ha i soldini, insomma. Ma poi andiamo. È odiata a Lipsia. Sì, è odiata anche odiata a Lipsia pure. Questo è il contrario. È la maggior parte dei tifosi. Anche per questo, però, insomma, lo sponsor Red Bull che si potrebbe permettere un po' di tutto. Poi andiamo all'Ajax, e qui, come diceva Pippo, si è odiati perché è la squadra che vince di più in Olanda ed è il motivo principale non per solo, il quale. In questo caso con l'Ajax ci sta anche il problema, cioè l'Ajax è la squadra ebrea per eccellenza, immagino. Quella che poi ha aperto agli stranieri molti anni quindi prima rispetto agli altri. Quindi comunque qualche resistenza antisemita ci sta ancora in Europa e magari anche in Olanda. Poi abbiamo Dino Zagabria in Croazia e potrebbe fare l'esempio, non l'abbiamo segnato per quanto riguarda quello che abbiamo io e Stefano visto insomma in Serbia con la Stella Rossa e col Partizan. E poi Barcellona Spagna, questo è curioso davvero perché il Barcellona è una delle squadre più odiate solo perché vince a livello internazionale, vince non lo so almeno sulla carta. Forse il Real Madrid in Spagna è più odiato del Barcellona. No, anche qui è diverso perché il Real Madrid è come la Juventus da un punto di vista sportivo. Esatto. Lì invece è odiato perché sono i baschi, i catalani, c'è la realtà, quindi insomma, c'è la realtà contro il Real Madrid che è una rivalità storica. Però ce ne sono anche delle altre, c'è sta il Chelsea, la squadra inglese della città di Londra, e c'è l'Inter come seconda squadra italiana. Quindi detto questo affrontiamo il problema. Quindi la Juventus non risulta antipatica solo ai tifosi del Napoli, in modo particolare a Gianni, ma è già antipatica, direbbe Totò, a prescindere. Prossima grafica.